Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Che differenza c'è tra l'amore e l'amicizia? Nell'antica Grecia si usavano tre verbi diversi per parlare dell'amore. L'eros è l'amore proprio della relazione sessuale, connesso al piacere, all'intimità. La filia indicava invece l'amore di amicizia, quella comunione che si realizza per un interesse comune. E l'agape, che invece è un amore profondo ed esclusivo. Proprio nel contesto dell'antica Grecia, Aristotele dedicò grande attenzione all'amicizia, mostrando come essa possa nascere per motivi diversi, talvolta più superficiali, talvolta più profondi. E ovviamente la durata dell'amicizia dipende proprio dal valore su cui si fonda, dice Aristotele. Forse l'immagine più adeguata a descrivere l'amicizia è quella di due persone che corrono insieme verso una stessa meta. L'amico è il compagno di viaggio con il quale si condivide un tratto di strada. L'amicizia ha bisogno perciò di una meta, di un obiettivo, del desiderio di condividere un percorso. E proprio per questo nell'amicizia c'è libertà. L'altro non è vincolato a me. Lewis diceva che l'amicizia fiorisce quando nasce questa domanda: come, anche tu, pensavo di essere il solo? L'amico è infatti colui che ci consente di uscire dalla nostra solitudine. Per questo l'amicizia è essenziale per una vita piena, proprio perché non siamo fatti per la solitudine. L'amicizia è lo spazio della condivisione, uno spazio rispetto al quale possiamo sempre decidere di scendere più in profondità o di rimanere in superficie. Sia tra i santi che tra gli eroi mitici, la storia ci consegna tante coppie di amici: Gregorio e Basilio, Achille e Patroclo, Davide e Jonathan, Eurialo e Niso. E accanto all'amicizia, la persona sperimenta però anche un desiderio di permanenza e di assolutezza. Ciò che risponde a questo desiderio è appunto l'amore. L'amore è il luogo in cui viene custodita l'intimità. Per questo l'amore chiede esclusività. È un luogo privilegiato e riservato. In questo caso l'immagine è piuttosto quella di due persone che stanno una di fronte all'altra e si guardano negli occhi. L'amante infatti si vede negli occhi dell'amato. Nell'amore c'è una promessa e l'impegno di custodirsi reciprocamente. Nella Contemplatio ad Amorem, che chiude il libretto degli esercizi spirituali, Sant'Ignazio dice che l'amore è da porre più nei fatti che nelle parole e aggiunge che l'amante dà all'amato quello che l'altro non ha. L'amore quindi esige concretezza, non può rimanere soltanto un'idea. L'amore c'è quando è vissuto, è uno scambio e per questo richiede una differenza. Certamente l'amicizia può raggiungere vertici così alti da somigliare sempre di più all'amore. In questi casi ciò che emerge è la profonda libertà nella relazione. L'altro è disposto a mostrarsi così com'è, sapendo di essere accolto, sentendosi riconosciuto e valorizzato. È importante capire cosa stiamo vivendo e dare un nome alla relazione che instauriamo, perché da questo dipende la consapevolezza con cui viviamo quell'incontro. Dare un nome con onestà ci aiuta a non restare frustrati, a non aspettarci dall'altro quello che non può esserci, a darsi senza ambiguità. È auspicabile che all'interno della relazione vi sia un'alleanza esplicita per riconoscere insieme ciò che la relazione significa. Un esercizio che possiamo fare per continuare a riflettere su questa domanda può essere questo: prova a considerare alcune delle tue relazioni più significative e cerca di trovare qualche elemento per capire se si tratta di amore o di amicizia.